caffè. Grazie. 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 Quanto zucchero? Uno. Uno anche per me. Ma che avete da ridere voi due? Abbiamo deciso che il bambino si chiamerà Giovanni. Come te. Sì, hai sentito bene. Istituto Acustico Maico, 800 03 0407. Dal ristorante Il Ritrovo del Gusto di Francavilla al Mare sul lungomare, il saluto di Paolo Minucci, ben trovati con il nostro appuntamento a tavola che oggi ospita per la prima volta e con sommo piacere un grande imprenditore, un grande personaggio di Pescara e dell'Abruzzo intero, è Vincenzo Gentile, un grande amico con cui vorrei subito brindare a questo incontro con dell'ottimo vino, con dell'ottimo Montepulciano. È davvero un piacere poterti incontrare, Vincenzo. Amico di vecchia data, ospite in questo ristorante che gli amici da casa hanno già avuto modo di conoscere, il ristorante Il Ritrovo del Gusto del pluridecorato chef della ristorazione Silvano Pinti, già vincitore della manifestazione gastronomica Lucop d'Oro, già chef ufficiale al Festival di Sanremo, insomma davvero un grande personaggio, in una location dove sono stati organizzati tanti eventi legati alla buona cucina, dal campionato della cucina a tante altre manifestazioni, pizza in tour, davvero di tutto e di più. Qui si mangia molto bene a prezzi modici sia a ora di pranzo che a ora di cena, è bene sottolineare questo particolare. Allora, ritrovo con particolare simpatia e affetto Vincenzo Gentile, l'imprenditore Gentile con cui abbiamo trascorso tanti anni in compagnia con l'emittente televisiva Tele9, ma anche con tante altre collaborazioni. Poliedrico personaggio, perché lui è stato davvero l'inventore della vita notturna in Abruzzo con la discoteca Cesar, che ha dato in là tante serate magnifiche, memorabili per certi versi, irripetibili come qualcuno potrebbe aggiungere. Oggi è un imprenditore titolare dell'esercizio commerciale Banca dell'Usato a Montesilvano, il mercatino delle pulci più grande del centro Italia, anche se di questo e di altro parleremo nel corso del nostro programma, perché è anche interessante sapere come la pensa un imprenditore di questo momento che viviamo. Abbiamo sentito altre facce della medaglia, politici ma anche consumatori, è anche il caso di sentire un imprenditore. Un imprenditore costruito e fatto da solo, perché dal collegio dei primi anni della sua adolescenza è diventato un grande personaggio fino ad arrivare ad essere il re della notte. Lo chiamavano il Berlusconi d'Abruzzo negli anni 80. Oggi le cose sono cambiate, ecco, però ripercorrendo brevemente la sua storia imprenditoriale, a tavola si dicono le migliori verità. Vincenzo Gentile. In un periodo post-natalizio. E mi salta alla mente così, mentre tu parlavi, ho ricordato un particolare di quando ero in collegio, che forse è l'unico particolare di rilievo di quel brutto periodo. Perché ecco, quanti anni avevi intanto? A me nell'età di 6 anni è cambiata la vita dalla sera alla mattina.
quindi dall'oggi al domani. Era San Giovanni Teatino, sono al dall'oggi al domani. Era San Giovanni Teatino, mi ricordo che il mio compagno di banca era Verino Caldarelli. Ah, che salutiamo, l'ex sindaco. Che mi dava già fastidio, aveva gli occhi celesti, gricciolino, questo qua. Io era, c'erano i primi giorni, 4, il 4, 5, 6 ottobre, 6 ottobre muore mio padre. Da me, da ragazzino medio borghese, che non ce la passavamo tanto male, mio padre era un saldatore di San Giovanni Teatino, mi sono ritrovato in un giro di 48 ore da un funerale in un collegio, orfano, sbattuto lì per anni 10. Tutti i miei Natali successivi, per anni 10 li ho visti solo in collegio. Un paio di particolari di rilievo di questo lungo periodo, trascorsi in 2-3 collegi, è stato uno quando alla Stella Maris c'era una certa suora Armanda, che in mezzo a 3.000 bambini portava me a fare gli acquisti ai mercati generali. Era un po' perché? Perché ero un ragazzino sveglio, ma proprio sveglio. Cioè, quando io alla suora decidevo di comprare da un signore le mele, erano quintali di mele, oppure i cocomeri, e tutti i figli di questi commercianti del porto di Pescara, dove stavano i mercati generali, mi accarezzavano, mi facevano qualche regaluccio, fai venire la monaca da me, perché significava caricare un tir certo. Per il collegio. E quindi questo particolare, che andavamo con una vecchia, mi ricordo, triciclo, io seduto là e la suora Armanda che pedalava. La stessa cosa dicasi quando, per esempio, i bambini del collegio volevano il gelato. Allora i bambini venivano a stuzzicare me, sapendo che io mi attaccavo al cordone di suora Armanda, che faceva: suora Armanda, voglio il gelato. Voglio il gelato io significava 2.000 gelati, in fila dalla Stella Maris al Bar Pineta, che già c'era allora. E quindi, poi il particolare più bello, se vogliamo, era quando nel 1959 al Teatro Massimo di Pescara si è tenuta la recita annuale pre-natalizia, e cercavano Marcellino Pane e Vino. Io sono il Marcellino Pane e Vino del 1959, attore principale, perché sono stato scelto in mezzo a 10-12.000 bambini di tutta la provincia di Chieri, c'erano i figli di raccomandati, eccetera. Ci hanno dato un copione, oggi sono qui con un attore di teatro che ha lavorato molti anni, Carmelo Benno, lui forse mi capisce. Sul palco del Massimo si susseguiva un ritmo incessante dei bambini con un copione che recitava nel seguente modo: dai Gesù, ti prego, prendi questo pane, dai Gesù, ti prego, prendi questo vino. Avanti un altro, dai Gesù, ti prego, prendi questo pane, dai Gesù, ti prego, avanti un altro. Arrivo io e gli faccio: dai Gesù, ti prego, prendi questo pane, dai, pausa, dai Gesù, ti prego, prendi questo vino. L'integerrimo maestro De Carolis si chiamava, con una bicicletta Ganna, mi ricordo, che non si è fatto corrompere nessuno. Fermi, abbiamo trovato Marcellino, fermi! Senza farla alla lunga, la notte della recita, che era la vigilia di Natale, al Teatro Marte è venuto giù il teatro. Io mi ricordo quando ero girato di spalle al teatro a tre piani, e quando il vescovo di allora mi girò Marcellino verso il pubblico, ho ancora i brividi a pensare all'immagine di tutto che dicevano, ero terrorizzato. Sono ancora oggi, mi vengono i brividi, terrorizzato, a pensare quando mi giravo con Marcello, il pubblico veniva giù e hanno voluto il bis fino alle 3 del mattino. Addirittura. Sì. Complimenti. Mio unico di regalo in quel collegio, una busta di caramelle così. Quindi, se il buongiorno l'epoca si vede dal mattino, come si suol dire, e iniziò proprio da lì la carriera di Vincenzo Gentile, poliedrico personaggio. Ecco, fino ad arrivare, si diceva, agli anni 80, che hanno visto davvero indiscusso protagonista della scena. Il Berlusconi d'Abruzzo l'avevano chiamata, perché lei guidava sia alcune televisioni private indimenticabili come Telenove, Video Cesar, TV Capital, ma anche emittenti radiofoniche di successo, Radio Cesar. Ecco. Io intendevo in quel periodo le TV private, anche le radio, se vogliamo, non bisogna dimenticare, anche se ieri, l'altro ieri c'era sul giornale Il Centro un articolo che parlava un po' di tutte le radio d'Abruzzo, omettendo, non so se volutamente o meno, la storia di Radio Cesar, che comunque era una radio, vabbè, non fa niente, sono abituato a prendere ancherie di ogni genere, quindi certo. Però voglio dire, quelle, anche se io usavo questi mezzi più per le mie aziende che per altro, non per fini politici, non per fare marchette, certo. Tu mi capisci che significa? Ovviamente. Marchette televisive, certo. Cioè, per carità, non pensiamo, ma lo usavo per fini commerciali,
per le mie aziende, per promuovere Vadim, Magazzini del Sud, eccetera, eccetera, eccetera. Tante iniziative. Allora. Ecco, i ricordi più belli che hanno legato Vincenzo Gentile alla televisione e alla radio, quali sono stati? No, a me mi è sempre piaciuto dare una mano ai ragazzi, possibilmente. Anche perché sono usciti tanti professionisti. Non posso dimenticare l'episodio di Bruno Bardelloni, che un giorno mi telefonò a casa, lui abitava di fronte, era deceduto purtroppo il padre 3 giorni prima. E che cosa le disse? Mi disse per citofono, io abitavo sopra, perciò mi disse: signor Vincenzo, io mi chiamo Bruno Bardelloni. Buongiorno. Sì, buongiorno. Salutiamo l'amico Silvano, il pluridecorato. Grazie. Chef Silvano Pinti. Allora, mi disse: mi chiamo Bruno Bardelloni, purtroppo mio padre è morto 3 giorni fa. E lei disse: cosa vuole fare? Ha detto: ho bisogno di lavorare. Io gli ho risposto, come faccio sempre con dei ragazzi: che sai fare tu? Mi piacerebbe fare la televisione. Benissimo, alle 3 vai a lavorare a Telenove. E quindi scoprì un talento. Bruno Bardelloni può testimoniare. Per citofono, senza neanche vederlo, gli feci dare la stessa sera un acconto, perché avevo capito la gravità della situazione, e poi è stato qualche tempo con me, come te e tanti altri. Tanti giornalisti hanno iniziato da Telenove, dal Cesar, tanti tecnici di ripresa hanno iniziato proprio dal Cesar. Anche in quel periodo. Oggi, come vede il mondo della televisione e come è cambiato a suo avviso? Adesso c'è con crisi. L'avvento del digitale un po' cambiato tutto. Ci sono troppe proposte, le risorse pubblicitarie sono quelle che sono, cioè pressoché zero. E allora se uno non ha un'azienda tipo imprese di costruzione, clinica, qualcosa che può reggere l'urto per le spese che bisogna sostenere giornalmente, mensilmente, è impossibile per un imprenditore. Ma io quando ho visto che era inflazionato il mondo del televisione, ho mollato subito, alla pari di tanti dischi che nella vita purtroppo finiscono. È finita l'era delle televisioni, l'era delle pellicce Vadim, si accendono altri dischi, era il periodo delle discoteche. Certo, comunque sono passati tanti personaggi nella sua emittente, da Gianfranco Valli, uno degli storici presentatori abruzzesi, a personaggi sportivi come l'attuale direttore sportivo del Teramo, ex Pescara Calcio, Giorgio Repetto, Carmelo Genovasi, indimenticato campione del Rettangolo Verde, ex capitano del Chieti, della Vastese. È stato un bel periodo perché, ripeto, davo le chiavi letteralmente ai ragazzi che avevano voglia di fare qualcosa, qualche trasmissione, qualche iniziativa. Non ho mai interferito in nulla, io mi pare. E molti di questi hanno fatto carriera nella vita e sono riusciti. Ed è stato lei il primo a scommettere sui concorsi di bellezza, le mitiche serate, legate alle Miss, le finali delle Miss, proprio nella discoteca Cesar, in diretta su 4-5 televisioni private. È stato anche un periodo fortunato, perché dal Cesar sono uscite 3 Miss Italia, non lo sapevo neanche. Cinzia Fiordeponti in primis. Patrizia Nanetti e Arianna David. Arianna David, mi ricordo che era una cicciottella che nel mese di maggio così venne in discoteca e venne in ufficio che voleva iscrivere al concorso del Miss Italia, sapendo che al Cesar c'era la finale. Ho detto: vabbè signori, però si mette un po' a dieta. E io ho detto: almeno faccio 20 km al giorno, ma per ridere. Questo fa la veramente seguita proprio sì, alla parola. Fa 20 km al giorno, si ripresenta un giorno una ragazza, sono sempre tu sei Arianna David. L'abbiamo fatto partecipare, ha vinto a mani basse, devo dire, col parere contrario dai soliti personaggi di Ancona che gestiscono i concorsi in Abruzzo, che sistematicamente, da quando il Cesar ha mollato, fanno vincere le ragazze marchigiane, proponendosi poi a Salso Maggiore, o dove si fa adesso, con 2 ragazze marchigiane. Una di Ancona e una sempre delle Marche, che diventa Miss Abruzzo. Non c'è stato più un Abruzzo. Ma oggi è difficile fare l'imprenditore rispetto a ieri? Che è difficile differenza? Però se una ragazza ha volontà. Vedi, la differenza tra la riuscita o meno di un'idea, di un progetto, di qualcosa, è la volontà, la differenza è tutta lì. Io da ragazzino facevo un periodo di tempo il corridore di biciclette, ho vinto 72 gare su 70, ma mica perché ero forte. C'erano ragazzi che careggiavano con me che erano delle autentiche belve, erano alti 2 metri, io ero piccolino, però vincevo per la disperazione, era la volontà. Mi ricordo un giro famoso tra dalla Tiburtina, San Silvestro, bisognava fare 10 volte il giro, io la mattina lavoravo in un lavaggio, collaboravo la domenica, alle 2 partivo la corsa, era sempre l'uomo da battere perché c'era 5.000 lire in palio. A metà di questa corsa, a San Silvestro, no? Io ero prima, però mi ho preso un colpo perché sono andato in mezzo alle campagne perché ho avuto una specie di collasso. Mi hanno fatto addirittura l'aspirazione bocca a bocca, uno studente, poi tutti avevano sospeso la corsa perché si erano impauriti, hanno chiamato l'ambulanza.
La mia unica preoccupazione quando mi sono ripresa era: ma se questa corsa prosegue, la vince del 5.000, mi toccano o no? Certo. No, fermati, tu stai male, vai all'ospedale. Non mi interessa. Se la corsa va avanti, si vince oggi o no, va bene, sono torto gol, ma aderiscono tutti. Riparte le moto, e che c'era anche il servizio di restante. Insomma, non farla alla lunga, ho vinto anche quella corsa. Lei è un appassionato di calcio ed è stato anche presidente di una società di calcio. Cosa la società? Vadina, le vogliamo ricordare? Qualche anno del Porto Nord, ho vinto complessivamente 3 campionati. Sono un po' competente di calcio. Attualmente ci risulta che è anche legato da una particolare amicizia all'attuale allenatore del Parma Calcio, sì, Roberto D'Aversa, Roberto, ex allenatore del Lanciano Calcio. Sicuramente è un ragazzo che farà carriera sul panorama nazionale, dove si sono proposti almeno 5-6 allenatori abruzzesi, da Di Francesco e quello dell'Empoli, Giampaolo, che è un nostro corregionale, Grosso, cioè, io ritengo che lui che sia uno tra i più preparato. Infatti col Parma, che non ha un organico eccellente, in quanto ha dei giocatori addirittura ultra quarantenni, sta lì, lui è uno tosto, uno affidabile. Quando va male pareggia, se no vince, sta terzo, quarto in classifica, ma sono sicuro che il Parma gli comprerà qualche buon giocatore e vincerà il campionato, sicuro. È stato il re delle pellicce, l'incontrastato re delle pellicce negli anni 80 in Abruzzo, ha fatto tantissime cose, ma c'è qualcosa che le manca nella sua esperienza di uomo e di imprenditore? No, è un po' la rabbia, perché quando una persona esce ogni mattino si deve augurare, mi sono sempre augurato, di incontrare l'interlocutore che mi si para davanti, o se vado in un'officina, o se vado in una carrozzeria, o se vado in una elettrata, o se vado in un avvocato, che sia capace ognuno di fare il suo lavoro. Io mi è capitato più volte di incontrare personaggi che assolutamente non sapessero fare il loro lavoro e mi sono trovato in difficoltà sempre per queste cose. Nella vita bisogna essere un po' professionisti della vita, di ciò che si va a fare, capito? Io mi sono trovato persino una volta un procuratore che, mentre facevo l'interrogatorio, mi diceva: lei è qui, mi hanno portato a San Donato. Tanto io, cioè, come, non me ne frega niente, posso. E mi disse: lei ha fatto scatole cinesi, quindi come ha fatto, lei era abile. E tu guardi, scusi, procuratore, mi dice come sono fatte le scatole cinesi, che non ho capito come lo interpretare. Qui la domanda le faccio io. Sì, allora, visto che lei mi accusa di scatole cinesi, e mi pare che ha tenuto anche un seminario all'università sulle scatole cinesi, un noto evasore che sarei io, mi dica lei come lo interpreta. Le scatole cinesi, io sono presente in ogni società che sono oggetto di questa mia visita a, certo, San Domingola, no? Certo. Per 3 giorni sono stato fermato. E quindi dove sono le scatole cinesi? Non è, nessuna società occulta l'altro. Ma alcune società ha degli amministratori, sono semplicemente i ragazzi che lavorano con me, che allora quando è venuta la finanza e lei mi ha fatto saltare per aria, protestare per la notizia criminis, che io ero un noto evasore, tra parenti o denuncia della mia ex moglie, si sono posti davanti per continuare a lavorare. Avevo 120 dipendenti. Con l'avvento impero, della finanza siamo arrivati a 20, 100 posti persi. Quindi, quel procuratore secondo me non sapeva fare il suo lavoro, mi denunci pure. Ma lei si è sentito nel corso degli anni e della sua esperienza da imprenditore un perseguitato dalla giustizia? No, come si definisce? Probabilmente un po' sì, perché quando una persona vede che la denuncia partono da una ex moglie arrabbiata per tanti motivi, delusa, cosa persegue una persona mandando in finanza? Sono stato la bellezza di 15 anni andare quasi giornalmente a rispondere di tutte le denunce che ho subito. Avevo 9 società, per ogni società mi hanno fatto denunce per ogni anno solare, 90 denunce. Cioè, di solito si può fare anche cumulativo, una società gli fa 10 anni, una denuncia, no, per ogni anno solare, per ogni denuncia. Assurdo. Hanno per poi approdare a niente. Io ero un piccolo, se vogliamo, ma mettiamocelo pure, piccolo evasore alla pari tutti gli italiani che cercano per reinventare oppure reinvestire su se stesso, nel momento in cui magari può esserci qualche piccolo utile, crea un posto di lavoro in più, un negozio in più, un magazzino in più, ma non perché con l'intenzione di evadere, ma solo per l'intenzione di progredire. Questa interpretazione fatta a modo loro ha causato un putiferio che poi ha portato a niente. Io sono incensurato, capito? Sono risultato incensurato, non sono manco condannato. Non ha mai pensato di dire basta e di andare all'estero come hanno fatto tanti suoi amici volte, imprenditori? Tante volte. È il mio unico rimpianto. Tante volte.
le mie uniche, cioè, purtroppo le mie uniche avventure all'estero sono di due nature completamente. Uno, 3 anni alla legione straniera, erano gli anni 70. L'altro, quando dal 97 al 99 ho fatto il direttore in un casinò con soddisfazioni incredibili. Ma purtroppo, in Slovenia, se non vado errato. No, era in Repubblica Ceca. A Repubblica Ceca. Marianske Lanske. In tedesco si chiama Marienbad, casinò Lille. Tante belle esperienze. Ha qualche rimpianto nella vita, Vincenzo Gentile? Ma io rimpianto, mi sarebbe tanto piaciuto fare tanto per la mia regione, per la mia città che amo tanto. Per esempio, io adesso in Abruzzo c'è un governatore che a me non è molto simpatico, però se devo pensare chi è che ha realizzato questo bellissimo ponte che sta sul mare, oppure vicino al Due Torri quell'altro ponte, queste ultime creazioni fatte, se le ha fatte lui, io faccio tanto di chapeau, speriamo che ne faccia altri 100 e che resti al potere a governare per altri 100 anni. Cioè, alla fine, noblesse oblige, si dice, se una persona è abile e capace o antipatico, non, l'importante è che vada avanti e si lascia fare. Lo skyline della mia città ideale è fatto di tanti grattacieli molto distanti tra di loro, con veduta dal mare, ha capito? Grazie, cioè, signore, con molto verde, parcheggia scomparsa, per fare pescare a una città veniristica che è futura veramente del 2005. Lei è pescarese doc ormai d'adozione, perché è nato a San Giovanni Teatino, ma se potesse tornare indietro nel tempo, che cosa rifarebbe e che cosa non rifarebbe? Vabbè, praticamente tutto, nessuno ci crederà mai, ma la mia unica soddisfazione nella vita è stata quella di dare lavoro a tanti ragazzi che avevano veramente bisogno. Non ho preso mai a lavorare con me un raccomandato o un figlio di papà, li mandavo via, però sono ragazzi che avevano bisogno perché mi piaceva aiutarli, e qualche volta sono stato ripagato bene, qualche volta non proprio bene, pugnalato alle spalle, però fa parte del gioco della vita. Poi le mie note vicende familiari mi hanno ancora di più rattristato. Ecco, per esempio, il magazzino del Sud, il magazzino del Sud, la banca dell'usato, che attualmente viene considerata l'ultima invenzione in ordine di se tempo. Se qualcuno ha qualche dubbio per capire il talento dell'uomo che in qualsiasi modo si reinventi o si ricicli, è capace di fare tutto, ma proprio tutto, io mi ritengo un professionista della vita. A me mi metto in qualsiasi posto e mi dica fa questo, stia sicuro che sarà di natura di un'eccellenza assoluta. Qualsiasi cosa gli venga in mente. Il mercatino delle Pulci, che adesso ho il piacere di dirigere, che si chiama Banca dell'Usato, che si trova in Corso Umberto a Montesilvano, non è per fare pubblicità, non per fare pubblicità, qualche perplessità, merita di essere visitato. A me mi piace, come dicono in Arabia, nei paesi arabi, vedere cammello. Se uno non crede, venga a vedere e si rende conto di cosa è capace Vincenzo Gentile, capito? Per esempio, la città, lo skyline del futuro di Pescara, avendo la Maiella, avendo le montagne, fare la funivia, mezz'ora di far mettere giù la pasta e si va in montagna a pranzo con la funivia. O Pescara Gran Sasso, Pescara Maiella, si può fare, perché è uno dei pochi posti al mondo dove si ha il mare e la montagna a distanza di 30 minuti. Certo, con mezz'ora potrebbe essere al mare un best seller futuro. Certo. Capito? Mi è venuto in mente adesso, l'ho pensato adesso, non è che. Comunque, per stimolare anche le attenzioni di coloro che ci seguono da casa, ci sono tanti oggetti introvabili alla Banca dell'Usato. Vogliamo fare qualche esempio, qualche chicca che potrebbe un amico allora, trovare? Per esempio, qualche anno fa, non più di 3-4 anni fa, hanno trovato un busto romanico di dal valore 300-400.000 euro, che da mercante in mercante è arrivato fino a me. Tra l'altro, infatti, c'è non stato anche indagato. Non era stato trafugato in nessuna posta del mondo. Sto ancora aspettando che me lo ridiano, ma l'hanno sequestrato, non capisco perché. Risalente ho subito anche un processo, sono stato assolto. Mamma mia, incredibile. E quindi adesso, per esempio, lì dentro ho i padelloni, i cosiddetti padelloni che stavano al museo di Roma di Cinecittà, che erano i padelloni che avevano illuminato il film Il Set Ben-Hur, stanno lì. Sono tantissimi oggetti particolari. Tante chicche, insomma. Sì. Basta venire a vedere, poi non è che. Anche perché uno è un locale che si presta anche a visite da parte di scolaresche. Ma mi hanno preso per un museo, la mattina si apre in ritardo. Chiamano incazzati, ma quando è che apre questo museo? Guardi che io non sono finanziato dallo Stato. Se sto prendendo il anche auto d'epoca ci sono, auto d'epoca sì, particolari. Anche, sì, particolari, soprattutto americane, vecchi bus degli anni 50, intorno agli anni 40. È un momento fermo il mercato dell'usato, il mercato delle auto antiche, perché
Italia quella che è in questo momento. Prima compravano molti i tedeschi, le ultime 20 macchine sono state vendute, adesso è fermata anche la Germania, non si capisce perché. Qualcuno probabilmente ha anche detto, hanno tassato le auto d'epoca anche lì. Se avesse avuto una mano da parte della politica avrebbe avuto maggiore fortuna. Guardi, a me per un milione una banca mi ha perseguitato, l'ho anche denunciato. Immaginate 100 milioni o 20 milioni che hanno dato in mano a Vincenzo Gentile. Io vi facevo un macello, ve lo dico lì, un macello. Facevo di tutto, di più per dar lavoro alla gente, grandi idee, grandi cose. Purtroppo non ho avuto mai questa possibilità. Per un milione mi hanno messo sotto i treni per un milione. Imprenditori, ci si nasce o ci si diventa secondo lei? Si può diventare, se si è seguiti da un maestro, da qualcuno, un ragazzo che ha capacità di moltiplicare le idee, si può fare alla grande. Io per esempio ho brevettato il multilani a livello mondiale, purtroppo sono stato sfortunato che il mio brevetto dopo 10 anni lo può riprodurre. Quello che lei porta adesso di due, il cellulare plurilinea. Plurilinea, quello l'ho brevettato io. Nel 90 avevo brevettato una luce per illuminare le strade del mondo gratis. Lei mi dice come funzionava. Erano dei pali stradali che avevano la plafoniera a 180 gradi, dove c'era un accumulatore, un convertitore. L'unica cosa che non, diciamo, quel periodo non si sono sposati i momenti tecnici è che la lampadina consumava troppo, solo con il pannello solare fatto dalla parabola stessa illuminava tutte le strade del mondo, ma durava mezz'ora. Non c'era la lampadina ancora a risparmio energetico. 1990, 28 anni fa, se no quello avrei fatto, certo, un brevetto strepitoso. Purtroppo anche lì, oggi qualche comune comincia a mettere pali stradali con i pannelli. L'ho fatto nel 90, ha capito? Nel 90. Lei ha inventato anche il venerdì danzante, che in Abruzzo non esisteva. Non... La prima discoteca è stata il Cesar a Silvi Marina. Sì, lì veniva ritenuta una follia allungare, perché quella mia idea era quella di allungare praticamente il weekend, solo il sabato e la domenica lo ritenevo riduttivo, addirittura la domenica sera penalizzante perché la gente già pensava l'indomani al lavoro. Allora ho detto allunghiamo col venerdì e ho inventato la famosa serata revival nel 1983, dopo l'hanno ripresa bandiera gialla di Rimini, la serata revival, e poi in tutto il mondo. Questo come... Ma l'innovazione più interessante della mia carriera ritengo che sia il seguente. Correva l'anno 1980 e io facevo pubblicità su tutti i giornali nazionali, però che avevano nell'Inter tipo Gioia, Amico, Annabelle come target femminile, perché io vendevo le pellicce, con la pagina interna abruzzese. Quando feci quel famoso slogan, lei sa che insomma, mi diverto a fare slogan e anche versetti, se vuoi gliene dico qualcuno al volo. Cambia la tua vecchia pelliccia con una nuova, cioè la famosa rottamazione, intesa non sotto forma di un'automobile, ma di qualsiasi settore merceologico esistente, tipo anche i Levi's 8-9 anni dopo, cambia il tuo vecchio jeans con un nuovo, è frutto della mia fantasia. Certo, lo ricordiamo. Capito? E siamo testimoni di quanto stiamo dicendo, insomma tante iniziative che poi sono state riportate da organizzazioni più grandi. Certo, lo studio Testa di Milano, questa idea l'ha riproposta 7-8 anni dopo anche Annabella di Pavia. Cambia la tua vecchia, era di Vadim Pescara 1980, era mia, capito? Un imprenditore poco fortunato. Telenove tiene la doc, lo studio Testa, che slogan, l'ha venduto in Germania, la Volkswagen tiene la doc, in Germania, cioè molti slogan. Vuole sapere qualche come versetto interessante? Come no, allora. Anche perché lei è stato anche uno studioso di terremoti. No, qui è una storia lunga, se tu ricordi, ti dirò del tutto, continuato di lei, però. Vabbè. Allora, negli anni 80-85 facevamo alle 9 quella famosa trasmissione sulla fonia con il signore che... Salvatore Rocca. Mentre voi la sera vi divertivate nel senso che c'era un pubblico pazzesco che si aspettavano sotto il cielo, manco fosse un santuario, io il pomeriggio o la sera preparavo io le bobine perché volevo controllare se effettivamente quegli effetti di fonia fossero veri o meno, e gli mettevo direttamente le bobine vergini perché avevo da tempo strane intuizioni, non posso dire strani poteri, però mi è capitato molte volte di aver capito in tempo alcune situazioni che poi sono puntualmente verificate. Allora io ero lì nello studio, nel mio ufficio, preparavo le bobine, le aprivo e le mettevo nel per evitare fregature, perché volevo vedere se Salvatore Rocca era veramente una persona che aveva facoltà di parlare con le entità o blefava. E quindi ero là, partiva la trasmissione in diretta,
si accendeva la CAI, mi ricordo il trasmettitore Akai. Il trasmettitore andava avanti mentre lui consultava le entità di alcuni presenti, dei defunti, eccetera. Quando si sbobinava, si tornava indietro, c'erano delle voci registrate. Lo ricordi questo? Come no, come no. Allora, questa storia che mi ha dato la certezza definitiva di alcune storie che ti dirò in un altro periodo. Ci faremo un'altra puntata, magari. E dopo lì si è verificato tutta un'altra... Che riesco a... Brevemente, telegraficamente, Vincenzo Gentile, quali sono gli imprenditori che lei stima oggi come oggi? Io sono molto affezionato agli imprenditori del passato che hanno fatto una storia a Pescara, tipo Eriberto, una persona che amava il mare e quindi a lui bisognava fargli ponti d'oro. Ecco, Eriberto aveva intenzione di fare una rotonda sul mare, perché non gli se ne fa una oggi e si dedica al grande Eriberto? La rotonda sul mare che è una riproposizione dei stabilimenti balneari, dei dancing degli anni 20-30 che sono meravigliosi. Unitamente alle funivie che poi parte e ci porta la maiella a pranzo in abruzzese, cala la pasta e arrivi mezz'ora dopo e mangia la maiella, stai 2 ore e torni al mare. Purtroppo il tempo è volato in un battibaleno. Grazie a Vincenzo Gentile, magari torneremo qui a Francavilla per parlare anche dei suoi versetti, di quello che scrive e che inventa quotidianamente. Grazie per il momento a Vincenzo a Gentile, voi, noto imprenditore pescarese, ospite graditissimo del nostro appuntamento a tavola qui all'interno del ristorante Il Ritrovo del Gusto a Francavilla al Mare sul Lungomare, un locale che vi aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena con l'ottima cucina marinara. Grazie a voi per averci scelto da casa. L'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni. Ciao a tutti. Caffè. Grazie. 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 Quanto zucchero? Uno. Uno anche per me. Ma che avete da ridere voi due? Abbiamo deciso che il bambino si chiamerà Giovanni. Come te. Sì, hai sentito bene. Istituto Acustico Maico, 800 03 0407.